Oh, giovani amici di Facebook, provate un po' a immaginare se Nintendo, la stessa che ha fatto il Nintendo Entertainment System, il Super Nintendo, il Nintendo 64, il GameCube, tutte le altre console, Mario Bros, e tutti i giochi, Zelda e tutti i videogame che siamo stati abituati ad amare durante gli anni 80, gli anni 90, i 2000, la Wii e tutto il resto, si mettesse insieme a una marca di abbigliamento come Vans e cominciasse a fare anche scarpe e berretti e zaini. È successo davvero grazie alla collaborazione tra Vans e Nintendo. E allora vediamo come questa console si può trasformare addirittura in una scatola da scarpe. 42. Potevo io non ordinare e preordinare istantaneamente le scarpe Vans marchiate Nintendo? Ovviamente no. Me ne sono procurato un paio, le abbiamo presentate come news su Lega Nerd lo scorso mese. Avevamo detto che sarebbero uscite a partire da giugno. Effettivamente cominciano un po' a trovarsi nei negozi. In realtà non sono per niente facili da trovare perché sembrano quasi delle tirature limitate. Guardate che meraviglia che è la scatola di queste scarpe. Come vi dicevo nella intro. Non sono state fatte solamente delle scarpe, ma anche altri capi di abbigliamento, berrettini, magliette, zaini, eccetera. Però chiaramente la cosa più interessante di Vans sono le scarpe. Andiamo ad aprire la scatola e vediamo com'è dentro. Mi è arrivata così, già bella che è aperta. In realtà l'ho presa per collezionismo, quindi grazie al cazzo venditore, corriere, insomma, potevi magari tenere un po' meglio la scatola. La volevo mettere via così com'è, però fatto sta. Dentro si ritrova semplicemente la classica cartina Vans, quindi niente di che. Ed ecco le scarpe, come forse avrete già visto, hanno un game da una parte e un over dall'altra. Dentro la scatola non c'è nient'altro se non la carticina, insomma, un po' poverella la dotazione, anche perché non costano proprio poco queste scarpe. Magari potevano mettere, non so, un volantino con qualcosa, eccetera. Sono ancora da allacciare e quindi direi che adesso lo faccio. Allora, messi i lacci, le scarpe si presentano come vedete. Sono questo modello in particolare, con questa fantasia in particolare, mi sembrano molto belle. In generale, tutta quanta questa collaborazione tra Nintendo e Vans graficamente hanno giocato su dei pattern, quindi hanno preso le icone un po' di Nintendo, quindi il controller, pure Mario, pure insomma i personaggi dei videogame, i diversi hardware più simbolici e iconici, appunto, li hanno ripetuti più volte e piazzati sulle scarpe classiche di Vans, come vi spiegavo, sui berrettini, zaini e compagnia bella. Non sempre, devo dire, il risultato è venuto fuori di altissimo livello, secondo me, almeno da un punto di vista puramente estetico. Chiaramente sono gusti. Queste skate-high non mi dispiacciono affatto, non sono neanche incredibilmente belle, se posso dirlo, però chiaramente hanno quel fascino Nintendo che gli dà un più 50 al fascino, appunto, di base proprio. E in più sono piene di dettagli che vedo solamente ora che le ho spacchettate e che tengo in mano, che devo dire non sono affatto male. Quindi, oltre, diciamo, al pattern ripetuto qui sulla parte esterna, le scarpe sono, il modello è esattamente lo stesso classico. Vedete qui sul fronte c'è l'etichetta Vans e Nintendo con il controller, tutto quanto ricamato, select e start, addirittura si possono leggere, quindi molto dettagliato. Se tiro fuori addirittura il finale dei lacci, anche qui si ripete il controller che è un po' il leitmotiv di questo particolare modello. Guardate che belle. Poi qui sulla sinistra ancora attaccate, penso che le lascerò lì, ripeto, queste scarpe le ho prese più che altro per collezionismo, penso di portarle. C'è il classico adesivo Vans e l'etichetta Official Nintendo License Product, insomma, diciamo di garanzia di originalità della cosa, ancora con il controller che, ripeto, torna di continuo in questo modello particolare. Sotto vediamo l'over e ovviamente sull'altra scarpa game, quindi insieme game over. Che altro? Praticamente nulla, semplicemente dentro la scatola non c'è nient'altro, quindi il tutto si riduce alle scarpe dentro a questa scatola che ricrea esattamente il classico NES, con anche i controller qui appositamente
appoggiati, che sembrano appoggiati sopra, ovviamente non ci sono. La scatola è molto semplice. Anche qui il classico RCA che esce, e poi sul retro addirittura l'RF switch e l'alimentazione. In realtà questo è un errore, perché non ci può essere sia l'RF switch che l'RCA collegato, o perlomeno le potete anche collegare entrambi, però dovete scegliere alla TV o andate con questo, o andate con questo. Però va bene, Vance, facciamo finta che vada bene così, è un non problema. Chiaramente sulla sinistra vedete un po' di informazioni tecniche, il mio numero di scarpe. Chissà, magari le porterò anche, invece non sono poi così male da portare. Se vi piacciono queste scarpe, vi consiglio di affrettarvi a cercarle nei negozi oppure online. Vi lascio ovviamente il link in descrizione per acquistarle su Amazon. Ci sono tanti modelli diversi, non ci sono solamente scarpe, ci sono anche, come vi ho già detto più volte, anche zaini, berrettini, magliette, eccetera. In realtà però, ripeto, mi sembrano abbastanza rari, nel senso che non le ho proprio visti tantissimo nei negozi e online, e anche su Amazon non ci sono tutti quanti i modelli, e mi sembra che stiano sparendo abbastanza in fretta. Quindi ve lo ripeto, affrettatevi. Se le comprate come me per collezionismo, prendetele, mettetele via, perché hanno ottime probabilità di diventare, insomma, molto ricercate nei prossimi anni. Se vi piacciono le mie micro recensioni come queste, i miei video di in-cauto unboxing, fate like, fate share e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!